Buongiorno. Ciao Roberto. Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti. Buongiorno e benvenuti. Allora, mi presento molto velocemente per chi fosse la prima volta che partecipa ai nostri webinar. Mi chiamo Marco Cornella Randelli e mi occupo dell'ufficio formazione della Raffaello Libri SPA. Sotto di me vedete Roberto Morgese, se siete qua sapete già chi è, quindi non vado a presentarlo. Dico solo due cose. La prima, a chi ci sta scrivendo ora in chat. Gli attestati del webinar di Flavia Franco di ieri sono stati spediti in giornata. Noi abbiamo sempre bisogno di 24 fino a 36 ore, a volte se c'è il weekend, per far sì che il sistema da solo in automatico generi l'attestato, verificando i vostri dati di connessione e poi ve lo invii. Qualora nell'attestato compaia un errore, che sia di vostra battitura, perché noi non scriviamo niente, noi prendiamo e mettiamo dentro, anzi il programma che lo fa, non c'è nessun tipo di problema. Ma per correggerlo abbiamo bisogno di un pochino di tempo e soprattutto abbiamo bisogno che l'ufficio formazione torni in piena operatività, perché come potete vedere dallo sfondo, questo non è l'ufficio formazione. Detto ciò, scriveteci a info@raffaelloformazione.it, dopo noi torniamo il 4, qualche giorno ci servirà, quindi ecco, la prima settimana di maggio. Allora, vi do un'ultima informazione. La settimana prossima, se ci state seguendo, avete visto nel nostro calendario, basta cliccare il banner studi a casa del sito raffaelloformazione.it, oltre ai link per iscriversi, in fondo ci sono poi le registrazioni di quanto già trasmesso, quindi il webinar di Flavia è già online, visto che l'avete chiesto. Dicevo, vedrete che nella prima settimana di maggio sono previsti tre webinar speciale adozioni ministeriali scuola primaria. Ecco, io ho grande difficoltà a dire che le adozioni si faranno perché non abbiamo la più pallida idea. Non sono arrivate circolari ministeriali, non sono arrivate direttive, non ci sono stati collegamenti Facebook piuttosto che Twitter. Quindi nessuno del Ministero dell'Istruzione ha parlato, ha definito. Non lo sappiamo nemmeno noi. Però nell'ottica, nella volontà, e se noi vogliamo darvi un servizio anche per quanto riguarda la scelta adozionale. Potremmo aprire un mondo qui se sia giusto proporla in questa fase. O se via preferibile mantenere le adozioni, non sta a noi a dirlo, noi dobbiamo seguire indicazioni. Per questo abbiamo due programmi per la prossima settimana. Uno per la scelta adozionale, vediamo se si confermerà. L'altro è la settimana delle valutazioni, che è molto molto interessante, perché oltre a Flavia Franco che ci dirà la sua opinione, la sua metodologia, la sua esperienza, avremo una preside molto importante, la dottoressa Laura Barbirato, una scuola di Milano di sottoposizione molto grande, che ci dirà anche il riferimento normativo quello che lei mette in atto. Quindi sono due settimane molto importanti, o la scelta adozionale o le valutazioni. Io non so dirvi quale ci sarà, vi dico solo di seguire il calendario. Tutto qua. Allora, finito, mi rivedrete alla fine perché dedicheremo la parte finale, magari anche dopo le 15:30, gli ultimi 10-15 minuti, a leggere alcune domande, perché oggi saremo in 2000 più o meno, una domanda a testa io ne posso leggere 4-5, non di più. Però le altre, Roberto, le leggerà tutte. Stiamo già provvedendo magari un webinar di domande e risposta. Una Flavia, un Roberto. Qua. Io ho detto già a Flavia, quando gireremo per strada con il sorriso in evidenza, quindi saremo un pochino più liberi, facciamo un webinar di saluti di questa iniziativa a domande e risposta. Basta a Roberto, ci vediamo dopo. Grazie di essere qui. Grazie Marco. Marco, se vuoi ricordare che comunque ho inviato, saranno poi disponibili le slide dell'incontro della volta precedente, appena le caricherete sul sito. Fatto benissimo, esatto. Scusate, anzi mi ero dimenticato, nel banner studi a casa di Raffaello Formazione, oltre ai link per iscriversi, ci sono i webinar trasmessi. In questo caso Roberto, il materiale da lui creato l'ha reso disponibile, quindi il PDF è scaricabile. Vedete voi, è a disposizione. A dopo, ciao. Grazie Marco. Bene, grazie colleghi, il caffè lo abbiamo preso, siamo pronti per partire. Ecco. Allora, dunque, è un piacere ritrovarsi e insomma, provare a discutere e condividere un pochettino di idee. Saluto tutti voi, saluto i colleghi anche della mia scuola. Io sono un insegnante di scuola primaria e lavoro in provincia di Milano. E sono anche un formatore universitario in questi anni per scienze della formazione primaria nell'Università di Milano Bicocca. Però devo dire che molto di ciò di cui vi parlerò è
associato alla mia esperienza di insegnante, quindi io dico sempre che comunque il mio lavoro è quello dell'insegnante, sono anche scrittore di libri e in questa veste mi hanno un pochettino ingaggiato anche questa volta, cioè provare a vedere se e in quale misura si possa passare dalla scrittura, cioè dalla competenza di scrittura di un adulto, riuscire a invogliare, a creare delle situazioni e delle opportunità per i ragazzi, per i bambini delle nostre classi, per riuscire a dare loro degli stimoli. So che è possibile che ci siano collegati anche degli insegnanti di scuola dell'infanzia, e mi fa anche piacere questo, perché diversi progetti di continuità ho steso proprio per favorire la scrittura tra i due gradi scolastici. Chiedo loro di scusarmi se non sarà tutto perfettamente congruente rispetto alle aspettative di ciò che si può svolgere in una scuola dell'infanzia, ma penso che diverse suggestioni si possano prendere e trasportare nella dovuta misura e con i dovuti accorgimenti anche in una sezione di scuola dell'infanzia. Bene, allora entriamo nel vivo, nel merito della nostra conversazione. La prima riflessione che voglio fare con voi, questa volta non ho delle slide, vi presenterò più dei materiali, quindi entrerò ed uscirò, diciamo, dalla videata in qualche modo e condividerò con voi dei lavori svolti, anche dei lavori svolti proprio in questa fase di didattica a distanza, perché lo scopo è quello di lavorare sì nell'ottica di stimolare la competenza di scrittura, dare delle opportunità, ma anche vedere se riusciamo in qualche modo a sollecitarla anche in questa situazione di didattica a distanza. Sapete che io porto degli esempi pratici perché tendo a essere molto pratico, come noi insegnanti siamo solitamente. Allora, parto però da delle riflessioni di cornice, e cioè, quando si parla di scrittura, la prima cosa, rispetto alla quale dobbiamo interrogarci è quale senso ha. Cioè, noi dobbiamo creare delle situazioni di scrittura che abbiano un senso per i bambini. Cioè, se i bambini scrivono in base alla consegna che noi diamo loro, lo faranno comunque. Lo faranno perché vogliono bene alla maestra, vogliono bene al maestro, non vogliono deludere le aspettative dei genitori, vogliono un bel voto, per una serie di altre cose. Ma più la scrittura acquisisce un senso che noi potremmo chiamare, come dire, una motivazione intrinseca in qualche modo, più acquisisce un senso per i bambini stessi, più è funzionale, cioè più loro saranno portati ad andare a lavorare sulla scrittura in modo sempre più competente, con una maggiore consapevolezza, con un'intenzione di portare dei risultati che sono funzionali alla soddisfazione per il prodotto che loro stanno elaborando, per la loro scrittura, perché i bambini devono sentirsi soddisfatti quando scrivono qualcosa di ciò che hanno scritto. Allora, come possiamo costruire il senso? Abbiamo diverse strade. La prima è quella di lavorare su una tematica, su un argomento che per i bambini possa essere interessante. Quindi se scegliamo gli argomenti che a loro piacciono, diventa più facile. La scrittura diventa una sorta di piacere di per sé, dove si possono raccontare le cose del loro piacere, che può essere quello, non so, dal videogioco alla squadra di calcio preferita, piuttosto che all'esperienza personale, insomma, o all'argomento che stanno studiando che li prende particolarmente, un'esperienza vissuta insieme. Insomma, abbiamo di questi appigli. Ma dal punto di vista metodologico, diciamo che ciò che sostiene maggiormente il senso per i bambini è il poter scrivere per dei destinatari, sapendo che ciò che loro producono sarà letto da qualcuno. Questo senso del destinatario cresce nel tempo, cioè quando i bambini iniziano a capire la funzione sociale della scrittura. Ovviamente a partire dagli anni della scuola dell'infanzia si matura col tempo ed arriva anche nella. Mi devi interrompere, Sì, Marco? allora Roberto, ti chiedo veramente scusa. Voglio entrare un attimo, sono Marco, perché stiamo verificando questo problema. GoToWebinar sta avendo difficoltà di collegamento con chi è collegato con un sistema Android, con un telefonino, con uno smartphone. Questi utenti sentono la tua voce, ma non vedono niente, vedono schermo vuoto. Ok? Non vedono il video, ma possono vedere le slide. Quindi però non capiscono se è un problema loro, cosa sta succedendo.
Quindi ti invito anche in questo momento a tenere una slide aperta, quindi più slide tieni e loro capiscono che sono in collegamento o poi sentono la voce. Da domani, questa non è una difficoltà tecnica che ha GoToWebinar in questo momento, dopo un aggiornamento, non dipende da noi. Quindi sentono la voce ma non vedono le slide. Tu le tieni aperte e viceversa, problemi video. Poi da domani possono rivedere tutta la registrazione, va bene? Ti Ciao, ringrazio. vado. Apri le slide. Allora, apro le slide, ma le apro dopo per un motivo semplice, perché questo ascolto, cari colleghi che avete questa situazione di difficoltà, associatela a tutto ciò che noi mandiamo, cioè vi invito a partire da questo incidente a metterci nella situazione dei bambini ai quali noi mandiamo anche degli audio. E quindi hanno questa sensazione di dover badare all'ascolto. Una delle parti su cui rifletteremo oggi è proprio il testo orale. Quindi molto presto entrerò anche con qualcosa di visivo, però questa prima parte volevo proprio circoscriverla con delle riflessioni. Quindi eravamo arrivati al fatto che si acquisisce una funzione sociale della scrittura e se la scrittura poi ha anche uno scopo, serve a qualche cosa, ha una funzione, serve a qualcuno per qualche cosa o a me per qualche cosa, anche semplicemente per davvero per comunicare. Quante volte noi chiediamo ai nostri alunni di leggere quando siamo in classe, quando eravamo in classe, vi ricordate quanto tempo è passato? Ma ci torneremo. Chiediamo di leggere i testi che loro hanno scritto. È una pratica di lettura estremamente funzionale perché la lettura, la produzione ha uno scopo e ha come destinatari i propri compagni di classe. A volte la metodologia stessa che proponiamo può essere una motivazione, un modo per dare senso alla scrittura. Faccio degli esempi. Se lavoro in scrittura cooperativa, se scrivo insieme ad altri, mi viene più facile, intanto ho meno difficoltà io, se sono un bambino che ha difficoltà di scrittura. Nella condivisione con altri compagni, magari più competenti, riesco a superare delle mie difficoltà, a girarle, a farmi aiutare e posso contribuire con il mio carico di idee che a volte potrebbe essere paralizzato, filtrato dalla difficoltà proprio legata alla scrittura. Quindi questo, per esempio, è una strategia metodologica che diventa una cornice di senso nella scrittura per i bambini, anche in quella creativa. Ma parlando di scrittura creativa, e anche tra gli aspetti metodologici ci sono anche quelli di gioco. E allora, per accontentare anche il nostro Marco, vi presento questo testo che è il Lonfo. Ecco, guardate, in questo caso siamo di fronte a un testo, scusate, lo utilizzo in questo modo, in modo che sia più facile. In questo momento siamo di fronte a un testo che è una specie di nonsense, è metasemantico, si dice. Ne trovate alcune versioni anche oralmente. Oh, questo è un testo che io ho mandato da ascoltare, da video ascoltare con i bambini e dice che il lonfo non vaterca né gluisce, è molto raramente barigatta. Ma quando soffia il bego a bisce bisce, sdilenca e un poco gnagio s'archipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna a rafferia, malversa e sofolenta, eccetera. Avete capito che stiamo parlando di una specie di nonsense, eh? Allora, che cosa ha di particolare questo? Che cosa ha di particolare? Che io ci posso giocare, l'ho mandato ai miei alunni chiedendo di ascoltarlo e quindi di focalizzarsi sull'ascolto, cercando un pochettino di capire, essendo poi i miei alunni degli alunni di prima, ho chiesto loro di provare ad illustrarlo, andando a ricercare quali sono gli elementi che possono dire delle caratteristiche e quali sono visive, diciamo, e quali fisiche e quali sono invece dei comportamenti, delle azioni che compie, tanto che devono in qualche modo decifrare e inventare. Capite bene che se io mi sposto con l'età, questa diventa una buffissima lettura per una scuola dell'infanzia, divertente e sulla quale posso svolgere un lavoro già in scuola primaria, magari più attraverso l'illustrazione, e posso però inventare semplicemente delle azioni, pensate a inventare delle azioni, allora che potrebbe essere considerato un lavoro che lascia il tempo che trova, eppure nell'inventare delle azioni
noi non facciamo altro che utilizzare, utilizzare parole che hanno una morfologia. Scusate, mi accorgo di non aver condiviso lo schermo, ecco perché mi richiamano. Voi mi perdonerete che non sono così tecnologico. Eccolo qua. Scusatemi. Vedete il lonfo che non baterca, ne gluisce molto raramente la rigatta, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono, vi dicevo, sono delle espressioni che rimandano a delle azioni. Io posso, come vi dicevo, inventare delle azioni con i bambini e iniziare a creare semplicemente questo patrimonio che è morfologicamente molto ben determinato, no? Perché sono espressioni che richiamano la terza persona singolare dell'indicativo e poi posso iniziare a giocare a costruire delle frasi, costruire una descrizione di questo lonfo o di un altro animale. In questo caso capite bene che dare uno stimolo di questo genere anche a distanza in qualche modo ci porta su un terreno dove io non ho una risposta univoca, ma ho una serie di risposte, tutte possibili, tutte accettabili e sia auspicabilmente anche le più divertenti possibili, che diventano una condivisione, perché se di tutti questi testi o mini testi o azioni o disegni che vengono fuori, io riesco a rimandare non solo all'alunno che lo ha prodotto, ma anche alla comunità della mia classe, sulla piattaforma, sul registro, sul drive, a seconda dello strumento che state utilizzando, capite bene che sto creando qualcosa di differente da una semplice modalità di scrittura, pur semplicemente con questo testo. Intanto vi dico da subito che tutto ciò che vedete lo potrete trovare, per esempio, il testo del lonfo letto da me, lo trovate sul canale YouTube di Roberto Morgese e quindi ho messo a disposizione questa cosa ad accesso libero, mentre prima era solo per la mia classe, l'avevo inviato solo alla mia classe, adesso l'ho reso pubblico, quindi sul canale YouTube Roberto Morgese sentirete me che leggo il lonfo di Fosco Maraini. Ecco, questa tanto per partire con una delle possibilità. Ecco. Come scrivere? Allora, torniamo un attimo alla scrittura. La scrittura, guardate che, scusate, mi distraggo perché dalla regia mi mandano diversi segnali. Come vi ripeto, non ho preparato una presentazione questa volta, ma dei materiali che voglio condividere con voi. Ragionando sulla scrittura, noi sappiamo che la scrittura, il processo di scrittura si articola su tre livelli. Il primo livello, su tre fasi, diciamo. La prima fase è quella di pianificazione, la seconda è quella di stesura, la terza è quella di revisione. Anche in questi momenti, noi spesso lavoriamo come insegnanti molto sull'aspetto di pianificazione, cerchiamo sempre di costruire la scaletta, ma vi dico un po' anche da scrittore che io quando per esempio elaboro la costruzione di un nuovo libro, mi concentro molto sul nucleo essenziale, sui personaggi, l'ambiente, ma non per esempio su tutto l'intreccio della trama, perché in parte viene da sé. Il processo di scrittura è un processo che ha una generatività interna e che per i bambini è una fabulazione. Vedremo poi attraverso un'altra attività come si può passare da una semplice prospettiva di affabulazione a una costruzione più coerente e più coesa del testo. Mi piace, e questa è una piccola strategia che voglio darvi e che forse qualcuno mi avrà sentito raccontare quando, se qualcuno di voi mi ha ospitato nelle classi come autore di narrativa per bambini e per ragazzi, ragionare molto con i bambini sulla loro modalità di revisione. Ecco, in questa didattica a distanza, io penso che molti di noi stanno facendo questo lavoro di lettura dei testi dei nostri alunni, di lettura dei testi dei nostri alunni e di restituzione.
Io credo anche che però in questo momento di restituzione non ci debba essere, come dire, solo un aspetto di raccolta di dati in senso, cioè a scopo valutativo, che pur saremo tenuti a svolgere poi un pezzettino alla volta e poi in conclusione, ma che ci debba essere una specie di sostegno anche a questo che è il processo di revisione. Per esempio, se ci arriva un testo, possiamo segnalare ai bambini quali sono le parti dentro le quali loro possono ancora intervenire per migliorarle, per chiarirle, per ampliarle. Diamo sempre però dei suggerimenti specifici. Diamo dei suggerimenti specifici per dei consigli per riuscire a lavorare con i bambini dando delle indicazioni. Non, e questo testo è troppo breve, deve essere più lungo. È poco perché dobbiamo noi indicare delle piste che possano guidare i bambini nel processo di approfondimento. Nello stesso modo in cui molti di noi costruiscono dei testi descrittivi attraverso delle domande guida, ugualmente quando interveniamo sul testo di un alunno, possiamo suggerire all'alunno quali sono le direzioni di approfondimento che noi suggeriamo. Quindi vi dicevo che c'è un test che propongo spesso alle classi in cui vado e che voi potete benissimo riproporre con i vostri alunni, forse meglio quando rientreremo, e cioè che quanto sei capace di lavorare sulla revisione del tuo testo. Quindi stabilisco sempre 5 livelli e dico che per lavorare sulla revisione del testo, per essere dei buoni revisori del testo, si deve arrivare fino ai 5 livelli, però non è detto che tutti seguano i livelli fino alla fine. Uno può essere capace di rispondere positivamente al primo livello e al quinto livello, magari saltando il secondo, il terzo e il quarto. E quindi orientativamente dico: siete almeno stati capaci una volta di correggere un errore di ortografia? Siete riusciti, ed è il primo livello, siete riusciti a inserire almeno una volta una revisione in ordine alla punteggiatura? Oppure siete riusciti a correggere, terzo livello, una frase da punto a punto, una frase che non è poco chiara? Provate a intervenire, e vedete se riuscite a modificarla, a migliorarla. Quarto livello, riuscite a sostituire le ripetizioni che rischiano, si annidano sempre nel testo. E infine, ultimo livello, da punto a capo a punto a capo, riuscite a capire se quel paragrafo che avete inserito è un paragrafo che è messo nella giusta posizione o che invece potete spostare più avanti, più indietro, è così bello che può essere utilizzato per la conclusione del vostro testo, o addirittura vi accorgete che quel paragrafo vi porta fuori strada, è inutile e potete eliminarlo. Allora, naturalmente stiamo parlando di un livello di competenza di scrittura che si accresce nel tempo. Dovete sapere che chi si occupa di aspetti cognitivi della scrittura riferisce che i bambini in età di scuola primaria riescono a intervenire solo sull'ortografia e pochissime altre cose, ma io penso che sia una esperienza comune di tanti noi insegnanti il fatto che ci siano bambini che addirittura lavorano sui paragrafi, non su tutti, ma su alcuni. E una volta che un bambino è riuscito a svolgere quel lavoro, una volta almeno, vuol dire che è in grado di poterlo fare e che con la giusta motivazione riesce a intervenire sulla propria scrittura, anche quando questa è una scrittura creativa. Ma voglio presentarvi altre cose, altre modalità che hanno a che fare con la scrittura. Allora, vi parlavo del senso della scrittura, vi invito a vedere, questo è un Padlet che abbiamo costruito con la mia classe. Un Padlet ha tante forme, molte scuole utilizzano il Padlet. Queste contengono anche delle immagini, quindi le faccio scorrere velocemente, naturalmente per la tutela della privacy, ecco. E quindi queste immagini andranno poi oscurate, ma vi faccio vedere che a partire dal 30 marzo mi sono accorto
che era indispensabile che ci fosse una forma di scrittura, oltre quella che utilizzavamo insieme, che utilizzavamo diciamo su compito, su attività specifica orientata secondo degli obiettivi, che fosse una possibilità di scrittura più ampia, più libera, più a testimonianza di ciò che stanno facendo, trattandosi di come anche stanno vivendo, perché una delle funzionalità, che può avere proprio la scrittura in questo momento è quella di poter comunicare anche con gli altri. Allora, l'avere un contenitore comune ci è servito per poterci scambiare delle esperienze. Qua dentro, difatti, troviamo delle esperienze, dei disegni, delle cose che i bambini hanno fatto, detto e scritto, anche raccontato, perché io posso inserire un vocale, posso inserire un video, posso inserire delle immagini, delle foto, dei testi, ma molti di voi già conosceranno Padlet. Io ho dato a questo Padlet la forma della linea del tempo. Vedete che è un dipanarsi nel tempo, è una linea, ho chiesto come vincolo che fosse segnata la data. E vedete che piano piano, giorno per giorno, si scrive chi interviene, chi carica, e i bambini che caricano mettono la data, così abbiamo questo senso del tempo che scorre. Immaginate quanto possa essere interessante con i bambini di prima. Immaginate come questo strumento possa essere interessante anche per una. Guardate che facile è costruire il Padlet, basta andare su Padlet, ci si registra, non occorre utilizzare dati sensibili dei bambini, basta mandare un link per cui i bambini autonomamente poi accedono inserendo dei contenuti, per cui certo spesso lo fanno con l'aiuto dei genitori, però per dirvi che questa è una cosa che non compromette, diciamo non intacca e non viola alcun aspetto di privacy da questo punto di vista. Però vi dicevo che immaginate come questo strumento possa essere interessante se io lo gioco nella funzione del diario di bordo. Diario di bordo, io posso assegnare una settimana o 2 giorni a ogni alunno, posso dire giorni pari ai maschi, giorni dispari alle femmine, non lo so, posso dire scrivete quando volete, diciamo. Ecco. E dove ognuno può scrivere, utilizzare la scrittura accompagnata da immagini, quindi creare un testo misto, comunicando con gli altri. Difatti il Padlet ha proprio questa funzione molto di scambio, molto interattiva, che torna utile per riuscire a mantenere questo clima di comunicazione in classe che non, con le video lezioni noi riusciamo a mantenere, ma che ha insomma, si riduce perché comunque il nostro orario anche di video lezione chi riesce a condurne, perché poi ci sono una serie di vincoli e di accessibilità anche da parte delle famiglie, e quando anche riusciamo a condurle, non riusciamo a condurle per l'intero orario, cioè non ci restituiscono il rapporto quotidiano che abbiamo con gli alunni della nostra classe. L'avere uno strumento informale, io il Padlet posso usarlo anche in modo molto più formale, caricando anche semplicemente delle app, ma io vi dico, riusciamo a mantenere uno spazio di comunicazione anche attraverso la lingua scritta, che sarà verosimilmente misurato sia nelle nostre richieste, sia nelle risposte che daranno gli alunni in base proprio all'età e alle competenze dei bambini, ma dove ognuno può mettere. Capite che questa forma oltretutto diventa abbastanza interessante se questa forma è una forma, diciamo, che si arricchisce nel tempo. Bisogna riuscire a sostenere anche la motivazione per tutto il tempo. Abbiamo davanti ancora più di un mese di scuola, per cui davvero ne dobbiamo pensare tante, senza pensare di ingolfare continuamente. Vedete che questo è partito il 30 marzo, per esempio, e cioè era già un po', insomma, no? Eravamo chiusi, per cui c'è stato altro prima. Non mettiamo magari tutto subito e variamo gli stimoli anche rispetto alla scrittura. Per esempio, io su un Padlet posso dire che ci sarà una settimana delle barzellette e chiunque voglia può scrivere una barzelletta. Sapete benissimo che se c'è un testo difficile da scrivere e da comunicare è la barzelletta. Mi fermo un attimo sul comunicare perché non è detto che io debba sempre inserire dei testi scritti.
perché anche il test orale ha una sua grande importanza in questo momento, è la nostra voce che viaggia e che arriva all'insegnante, ai compagni, da parte nostra, ai nostri alunni, e quindi è uno strumento importante di vicinanza. Sappiamo noi che è molto differente ricevere un testo, un WhatsApp scritto da un vocale, e che oltretutto dà adito a meno ambiguità normalmente, perché ci sono tutti gli aspetti prosodici, espressivi, diciamo. Quindi in un Padlet io posso pensare di mettere i messaggi, gli auguri, anche delle sia orali che scritte, come vi dicevo, delle esperienze che ho condiviso. Adesso io vi ho detto per un po' per la tutela della privacy, non vado tanto avanti su queste immagini, ma considerate che ci sono degli esperimenti che i bambini hanno fatto, non su indicazione per forza dell'insegnante, ma che sono andati un po' a ricercare, qualcuno di più, qualcuno di meno. Allora, nell'ottica di una raggiungibilità per tutti, immaginate che qualche bambino avrà più accesso, più sostegno a andare a consultare delle esperienze in internet e qualcuno di meno. Se invece lo strumento che l'insegnante predispone è uno strumento al quale tutti accedono, il Padlet, basta cliccarci sopra col dito anche col cellulare che lo vedete, cosa accade? Che un'esperienza svolta da un bambino, qualcosa letto da un bambino, qualcosa comunicato da un bambino, diventa subito tesoro di tutti e quindi anche tutti gli altri ne possono fruire facilmente, sia in termini di lettura, e può anche rimotivare la loro scrittura. Ma procediamo sulle possibili esperienze. Una delle modalità di scrittura che ho voluto utilizzare è quella, cioè io posso creare delle esperienze di scrittura anche creativa decidendo di usare in qualche modo un vincolo. Allora, qui, questo è il mio canale YouTube. Scorrendolo un pochettino, ecco, io qua ho sempre paura di chiudere qualcosa. Scorrendolo un pochettino, scusate, va bene, come non detto, scorrendolo un pochettino, ci sono degli altri video, uno di quelli che ho caricato e che potete vedere qua è proprio la costruzione di un libretto. Allora, perché? Perché intanto bisogna ogni tanto far andare anche le mani con questi bambini, no? Visto che il corpo può andare, non sappiamo fino a che punto possiamo chiedere delle attività. E tra le attività che ho proposto c'è appunto quella della costruzione di un libro. Adesso interrompo un attimo la condivisione, mi perdoneranno coloro che hanno il sistema Android, perché volevo mostrarvi questo, vediamo se riesco ad ingrandire, mostrarvi appunto, eccomi qua, questo che è un libricino che ho costruito. Voi trovate un tutorial proprio su, trovate un tutorial sul canale YouTube, e si parte da un semplice foglio di carta, perché se c'è un semplice foglio di carta di quaderno, quindi materiali più accessibili possibili, che con un unico taglio diventa poi un libretto sfogliabile, un'esperienza che ho condotto con i bambini di poche pagine, ma se abbiamo alunni di classi maggiori posso semplicemente raddoppiarlo, e intanto posso guidarli dando loro dei vincoli, avendo, come vi dicevo, i bambini prima, ma io alcune caratteristiche possono rimanere anche in quinta. So che nella prima pagina metterò il titolo. Con i miei alunni, ovviamente, ho iniziato da c'era una volta, e pensiamo a un personaggio, che do loro una modalità di scrittura. Utilizzo le parole del tempo, che un giorno c'era una volta un re che era molto triste. Un giorno incontrò un giullare. Allora il giullare lo fece ridere a crepapelle. Poi il re decise che quel giullare doveva essere il suo consigliere. Alla fine, eccetera, prodotto la quarta di copertina, da dove mi trovavo. Ritorno alla condivisione, se no Marco Brunella mi sgrida.
Vi dicevo che dovete avere pazienza, che gestire tutto insieme non è mai semplicissimo e la tecnologia, se può ostacolarmi, mi ostacola. Bene, ecco, perfetto. Quindi vi dicevo, se voi andate sul canale YouTube, vedete qui c'è l'Onfoli, c'è un tutorial, ma io posso pensare anche altre attività. La parte che voglio segnalarvi di questa esperienza è, per esempio, che ho invitato i miei alunni, perché comunque ci troviamo a distanza e non riesco a vedere tutto, a girare un video di loro che sfogliano il libro e intanto raccontano, ma anche a narrarlo, utilizzarlo come base per un testo orale, leggendolo se vogliono o raccontandolo, perché io posso costruire quel libro sia come attraverso il testo, sia attraverso i disegni, sia contesto e disegni. Questa è un'altra delle possibilità che si offrono, capite bene che poi queste storie, queste mini storie o lunghe storie a seconda appunto della classe vengono caricate. Ma è una pratica alla quale noi insegnanti ci siamo dedicati più volte ed è quella, per esempio, della scrittura cooperativa. Che cosa intendo? Una scrittura, allora, la scrittura cooperativa vera e propria sarebbe una scrittura attraverso la quale io riesco a negoziare non solo il contenuto, ma anche la forma che do alla scrittura. È verosimilmente quella si utilizza la scrittura di storie. Vi presento un'attività che può essere adeguata e che può essere giocata sia in senso, cioè sia come testo scritto, sia come testo orale, e che può essere ovviamente declinata in diverse età, addirittura anche con i bambini della scuola dell'infanzia. Coinvolgendo i genitori, naturalmente con un coinvolgimento breve, perché non sempre i genitori riescono a stare dietro a tutto, soprattutto se sono genitori di bambini alla scuola dell'infanzia, con magari un figlio alle elementari o alle medie, diventano matti a seguire tutta la didattica a distanza. Quindi con dei suggerimenti molto misurati, delle modalità di coinvolgimento misurate, forse riusciamo a fare qualcosa. Anche semplicemente aggiungendo delle immagini a volte, oppure interagendo voi, adesso vi spiego come. Per adesso vi dico questa versione di costruzione a distanza cooperativa di un testo. Vedete che io ho dato come titolo, scriviamo insieme una storia, cari alunni, io scrivo l'inizio della storia, ognuno di voi chi vuole aggiunge una frase, eravamo all'inizio, all'inizio della didattica a distanza, quando eravamo un po' più morbidi, adesso magari diciamo, beh però non mi hai ancora mandato indietro, non ho ancora visto il tuo lavoro, mentre all'inizio eravamo un pochettino più soft, no? E ho iniziato appunto dicendo, chi vuole aggiunge una frase dopo la precedente, continuarla insieme. Naturalmente bisogna cercare di scrivere qualcosa che c'entri con quello che è stato scritto prima. Vediamo cosa viene fuori. Allora, inizio io. Vedete che è un registro molto orale, quello che ho utilizzato. C'era una volta un topolino che, girando per il bosco, trovò un funghetto giallo. Era un funghetto speciale perché, da questo momento in poi, io carico ovviamente questo testo su una piattaforma condivisa. Io ho utilizzato il Drive. Anche per quanto riguarda il Drive, non ho bisogno di invitare attraverso l'indirizzo di posta elettronica. Basta semplicemente che io crei un link sul Drive, cioè sul mio contenitore virtuale. Tutti quelli che hanno un account Gmail, un indirizzo Gmail, hanno scritto Drive. Basta che ci cliccano sopra e vi dice il Drive, apri un foglio di scrittura, oppure semplicemente importa il foglio di scrittura che hai utilizzato sul PC e ve lo importa automaticamente. Una volta che il foglio è dentro al Drive, che cosa succede? Che chiunque, può modificarlo se voi scegliete l'opzione di modificare il foglio che offrite, no? Adesso voglio farvi vedere magari sul Drive, vedete che io posso avere, qua vado su Drive e do come opzione, mi cerco il mio Drive
E poi piano piano, e qua vedete, ho una serie di documenti. Io per qualunque documento posso scegliere, non so, ne prendo uno qualunque, prendo questa immagine di Snoopy che non c'entra molto, posso dare le impostazioni di condivisione chiedendo di condividerlo in che modo. Adesso qui non lo vedete, no? Condivisione può visualizzare o posso cambiare qua, cambiando le opzioni di condivisione, impostazioni di condivisione, e gli dico che può, per esempio, modificare. Ecco, in questo testo quindi i bambini cosa hanno fatto? Hanno aggiunto ciascuno una frase. Io come maestro e come scrittore, come maestro, ma io so che molti di noi insegnanti hanno questa passione per la lettura e anche per la scrittura, si dilettano, ci provano. Lo fanno volentieri, presentano dei loro testi ogni tanto agli alunni, è una cosa piacevole, simpatica, è un bel esempio, perché i bambini vedono che la scrittura non è quell'esercizio, è qualcosa che appassiona anche il loro insegnante, quindi assolutamente una strada da percorrere. Accade quindi che dopo un po' iniziano ad arrivare i vari contributi degli alunni, e chi l'ha scritto era dorato e faceva crescere le piante più in fretta. Il topolino incuriosito prese il funghetto giallo e lo portò al suo villaggio, parlò agli altri topolini che rimasero meravigliati della bellezza del fungo, eccetera. E così via andare fino a che arrivo a un testo che è un testo scritto a più mani. Che cosa accade? Che come vedete, qua ricompare il nome maestro. Segno gli interventi di tutti, compare il nome maestro perché sono io che a un certo punto mi devo occupare di creare all'interno di questo testo una coerenza, perché alcune frasi possono magari essere meno coerenti con quanto scritto precedentemente. A volte succede che uno ha pensato la frase, ma nel frattempo un'altra si sia inserita, perché in automatico il Drive salva tutte le modifiche, e quindi ogni volta che un bambino scrive una frase, automaticamente viene salvata sul documento e gli altri non faranno altro che leggere, senza bisogno di far girare per posta elettronica nulla, che chissà come viaggia, quale versione viaggia, rimane lì e viene modificato da tutti. Dopo io, come insegnante, mi occupo naturalmente di dare coerenza e coesione a questo testo. Dovete sapere che poi, in particolare, questo testo che ho creato con i miei alunni, poi è stato un testo che ho chiesto loro di illustrare scegliendo la parte che preferivano. E su quella parte, naturalmente, cosa ho fatto? Intanto avevo rimandato il testo a tutti con un compito, forse qualche genitore quella volta sì mi avrà mandato al diavolo, chiedendo ai genitori di leggere ai propri figli, al proprio figlio, alla propria figlia, il testo collettivo. Come prodotto di tutti, come lettura della sera, magari, o come lettura, insomma, io posso consegnarlo anche semplicemente ai nostri alunni, avendo dei bambini più piccini, essendo il testo lungo, ho dato questa consegna ai genitori. Ai miei alunni ho chiesto di illustrarlo, e poi cosa ho fatto? Ho montato le loro immagini in sequenza, semplicemente con Movie Maker, ma con una presentazione in PowerPoint che ho fatto scorrere, dove ci sono le loro immagini alle quali io posso aggiungere, se voglio, l'audio che le accompagna o gli stralci di testo, creando una specie di audiovisivo con didascalia o con testo sonoro. Ecco, queste sono delle opportunità, come anche su questa mi fermo poco perché ho parlato già di questo argomento la volta scorsa, vi ho fatto vedere appunto una possibilità di percorrere la strada della scrittura cooperativa, che vedete, è dotata di senso perché ha uno scopo, un destinatario, crea un prodotto comune, la metodologia in sé è motivante, posso coinvolgere anche in qualche modo le famiglie, io divento regista del loro intervento scritto creativo perché riesco a fare una tessitura comune di tutto ciò, diventa molto interattivo. Se poi, cioè, se badiamo al fatto che comunque una didattica a distanza che sia la più positiva possibile deve prevedere più che si può l'interazione con gli alunni, capite che questa è una strada da percorrere, insomma.
minuti su questo argomento, perché come vi dicevo ne ho parlato la volta scorsa, perché anche dal punto di vista delle discipline di studio io posso giocare a lavorare sulle corde della scrittura creativa. Questo è un coccodrillo del Nilo del Museo Archeologico di Napoli. Posso pensare al testo di un coccodrillo, come testo di un coccodrillo del Nilo, naturalmente, visto che probabilmente molti di noi, se sono in quarta, staranno affrontando un argomento di questo genere, ma nulla mi vieta di farlo su analoghi argomenti di storia. In quinta possono essere le belve che al Colosseo devono disputare le loro battaglie contro i gladiatori. Posso essere un uccello migratore che risale gli Appennini e le Ande e a volo l'uccello, appunto, può raccontare il panorama che vedo. Naturalmente avrò a che fare con dei contenuti di geografia mentre prima erano di storia. Posso essere questo sacchetto di plastica nell'oceano che inizia il suo viaggio in casa di un bambino, di una bambina, di un bambino della vostra classe e poi finisce malauguratamente nell'oceano e poi che cosa succede? Cosa succede all'ecosistema? Si riunisce ad altri pezzi di plastica? Insomma, immaginate benissimo il resto. Un'ultima parte. E dopodiché lascerò a Marco, volevo stare più stretto, ma qualche difficoltà tecnica mi ha costretto a perdere 2 o 3 minuti. Un'ultima parte sulla quale voglio richiamare la vostra attenzione è quella dell'ascolto creativo. Forse diversi di voi mi avranno incontrato nell'ascolto creativo. Che cos'è? Ma io vi suggerisco di provare a farlo anche voi, eh? Cioè nel raccontare una storia. Una storia a un pubblico di bambini, io lo faccio attraverso dei video che posto poi sul canale YouTube, una storia che interrompersi a un certo punto, io in genere utilizzo 4 puntate, e interrompersi a un certo punto, vedete qui il bambino dal sorriso magico, seconda puntata, la storia era quella del bambino dal sorriso magico, oppure la regina delle caramelle, terza puntata, interrompersi. E chiedere ai bambini come vorrebbero che continuasse la storia. Come si fa? Non si lascia una ipotesi aperta del tutto, se no non riusciamo a cavarcela. Si danno come autore della storia 3 possibilità, che sono appunto le predisponete voi e chiedete ai bambini di votare. Io per la votazione, chi mi ha sentito l'altra volta lo sa. Preferisco utilizzare il modulo Google. Quindi, ve l'ho già spiegato l'altra volta, ve l'ho anche ripreso Katia, ma comunque ci sono un'infinità di tutorial su moduli Google. Andate a ripescare il webinar di Katia sul modulo Google perché è molto efficace. Katia, intendo, scusate, Katia, la nostra collega che si occupa della didattica a distanza, qui trovate il suo webinar sul sito di Raffaello Formazione Studio a Casa. Questo è il numero di risposte che è stato dato, queste erano al termine della prima puntata, come interrotta la storia a un certo punto, cosa succede? Il principe, la strega malvagia entra nel castello e porta al principe Milo uno specchio, eccetera, eccetera. Sono 3 possibilità, viene inviato ai bambini, i bambini votano, voi dal modulo Google vedete quali sono le percentuali di voto che sono state. Che vengono automaticamente calcolate dal modulo Google e così potete andare avanti. Ma anche semplicemente con un messaggio WhatsApp o un messaggio di posta elettronica in cui, o sul registro di classe in cui i bambini vi dicono a me piace più la A, a me piace più la B o quello che è, naturalmente si ottengono le risposte dei vostri alunni e voi come insegnanti che vi dedicate alla scrittura e date il buon esempio di scrittura attraverso in questo caso un testo orale, stimolate la loro capacità di lavorare in modo coerente e coeso sul testo perché voi stessi fornite un esempio. Addirittura voglio mostrarvi questa possibilità di risvolto didattico. Io
L'ho gestito con gli alunni della mia classe quinta l'anno scorso. Abbiamo pensato insieme il testo di apertura e quattro possibilità, perché ho diviso la classe in quattro gruppi. Ogni gruppo ha scelto quale fosse la strada che preferiva far seguire al protagonista e a gruppi hanno steso una continuazione. Abbiamo buttato nel web il nostro ascolto creativo, perché non è un testo scritto da leggere, è proprio un ascolto, e i bambini, fra l'altro, leggevano i testi, poi, perché era ascolto della loro voce, perché a turno leggevano il testo, nella prima puntata che ho letto io, e raccolti i voti, per esempio in questo caso è successo che la quarta possibilità è quella che è stata più votata. Il diagramma d'albero continua così, quindi ho altre quattro possibilità e ogni volta formo gruppi diversi in relazione alle preferenze dei bambini di lavorare su una piuttosto che sull'altra possibilità. Questo è il cartellone che avevo appeso in classe ed è una visualizzazione di una struttura di diagramma d'albero della storia che io posso creare insieme ai bambini. I bambini costruivano le illustrazioni della storia per montare l'audiovisivo, il video dove c'erano i loro disegni e la loro voce che leggeva la prosecuzione della storia. Certo, qua ci sta anche, come dire, un po' di cittadinanza, perché era la maggioranza dei voti che orientava il proseguimento della storia. Quindi i tre gruppi avevano lavorato, diciamo, tra virgolette, ma qui ci stava anche un po' il senso della sfida. Non era legata alla competizione tra loro perché erano altri a votare. Tant'è che avendolo buttato nel web abbiamo avuto voti da tutte le parti del mondo, Sud America, dall'Africa, dagli Stati Uniti, da tutta Europa, dall'Asia, dal Giappone, dalla Cina, dalle Filippine. Ci sono arrivati voti dappertutto, naturalmente di italiani sparsi all'estero, che hanno votato l'una piuttosto che l'altra e i bambini vedendo l'esito dei voti e la loro provenienza casavano molto. Ma a noi interessa, beh, sia questa parte di motivazione che la possibilità di lavorare in modo coerente e coeso sul testo, perché immaginate bene che, come nel testo che vi ho fatto vedere prima nella costruzione a catena, anche questa è una modalità che richiede una tenuta di coerenza dall'inizio alla fine, non indifferente, perché immaginate quante possono essere le strade. In genere io lavoro su quattro puntate perché dopo l'interesse e la motivazione dei bambini rischia di scemare un pochettino, per non portarlo troppo lungo. Allora, Marco, guarda che io sto per terminare la condivisione e rimettere il mio faccione in questo momento. No, Roberto, fammi una cortesia. Sì. Lascia con questa una slide. Allora, lascio questa, va bene? Vedranno più piccolini, ma tanto non c'è poco, c'è poco da vedere se vedranno i due. Sì, guardate, se proprio volete tediarvi col mio volto e soprattutto con la mia voce, basta che andate sul canale YouTube, un po' di cose le ho rese pubbliche. Non vedrete tutto quello che vi ho mostrato, perché ovviamente quello è il mio accesso. Alcune cose sono riservate magari alla classe o a certe classi che mi hanno chiesto dei contatti come autore, per esempio per Super Robin contro i bulli. Allora ho mandato poi loro, non potendoli incontrare, ho mandato dei messaggi personali, ho risposto alle loro domande personalmente, sempre attraverso questa modalità a distanza, ecco. Bene, Beh, allora spero di oggi. avervi dato un piccolo panorama, nonostante il mio evidente gap tecnologico. No, Sono andato anzi, in hai questione. messo tante a carne sul fuoco che poi ce la cuocerà Katia, perché dico già a chi ci sta seguendo, ha inviato domande su Classroom, su Padlet. Dovevo fare un webinar tecnico di didattica, qui parliamo di contenuti, quindi chiederemo a Katia di trattarlo. Però, se avete delle richieste tecniche su come collegare un registro elettronico, su come ricevere tramite Padlet, eccetera, noi abbiamo una mail di riferimento tecnica, Katia risponde molto velocemente, che è studioacasa@gruppo-raffaello.it. Studioacasa@gruppo-raffaello.it. Anzi, chiedo Enrico dalla regia, me lo metti per favore sulla chat, scritto bene? In modo tale che tutto quello che Padlet, Google, eccetera, intanto possiamo rispondere lì, poi magari con un webinar dedicato lo spieghiamo meglio. Allora, prima sono andato in video perché mai come oggi abbiamo riscontrato qualche segnalazione
di mancato collegamento, torniamo a dire, non dipende da noi, è un discorso di Android che dialoga male ultimamente con GoToWebinar. GoToWebinar, la piattaforma che utilizziamo, che è leader mondiale. Abbiamo verificato che in diverse zone d'Italia c'era anche una scarsissima rete e quindi, ecco, Sì, devo, però oggi ho da fatto domani, anch'io. esatto, da domani la registrazione completa, magari poi i colleghi del multimedia riescono a caricarla già stasera. L'attestato arriverà ugualmente. Se non arriva, scrivete dopo il 6 maggio a info@raffaelloformazione.it. Domande. Allora, vado prima con un riepilogo. Concetta ci chiede cortesemente se rispieghi velocemente i livelli di revisione del testo. Sì, allora, questo guardate è molto carino. Io vi consiglio di giocarvela quando rientrerete in classe, perché vedo molti colleghi che prendono appunti anche un po' divertiti, e molto divertiti anche rispetto al fatto che i bambini rispondono di essere capaci spesso, no? E loro invece tentennano. Io faccio sempre complimenti alle classi. Allora, il primo livello, guardate che è una costruzione mia, non prendetela come un sapere accademico questo, Di accademico c'è che si dice che i bambini non riescano ad arrivare oltre alla revisione ortografica, ma non è vero, l'esperienza ci dice che non è vero. Allora, il primo livello che ho detto è quello dell'ortografia, il secondo punteggiatura, il terzo è la chiarezza della singola frase, da punto a punto, il quarto è la varietà, diciamo, lessicale e semantica, e quindi la capacità di evitare ripetizioni. Il quinto è la capacità di operare sui paragrafi. Poi c'è il sesto livello, dico sempre agli alunni, c'è il sesto livello che è quello dello scrittore, ma non posso dirvelo perché insomma, no, dovete prima diventare scrittori, li stuzzica un pochettino. Ricordate che basta che qualcuno effettivamente lo abbia fatto una volta, 2 volte al massimo, perché sia davvero capace di farlo. Si tratta di farlo concentrare su quell'aspetto, aiutarlo, guidarlo. Bene, nella mia infinita ignoranza, non so se hai già risposto a Rosa con questa tua appena risposta, che ci chiede quali sono le tre fasi? Allora, no, le 3 fasi, quelle per la produzione del testo, sono la pianificazione, la stesura e la revisione. Questo test su 5 livelli riguarda la revisione in particolare. Io vi dico che la pianificazione è importante, ma è più importante per, diciamo, riuscire a dare più idee possibili, più che una vera organizzazione, soprattutto quando i bambini scrivono storie, perché la storia ogni tanto si scrive un po' da sé. Questo capita anche agli scrittori, quindi capita anche a noi se ci mettiamo a scrivere, anche noi maestri. E quindi considerate che questo aspetto è un aspetto orientativo, ma che non sempre i bambini riescono a tenere sotto controllo, tant'è che se mettiamo una scaletta per domande, poi ci lamentiamo che i bambini scrivono il testo come se rispondessero a un questionario. Per cui cerchiamo di dare, più che altro buttiamo idee, lasciamo che stendano e poi andiamo a fare un lavoro di revisione con loro, uno alla volta. Non su tutti i testi riusciamo a fare questo lavoro di revisione preciso e costante con tutti gli alunni, però li prendiamo, cioè facciamo in modo che questa esperienza di revisione del testo, quando la facciamo con loro, sia significativa, non semplicemente una segnalazione di errore, ma magari se riusciamo anche a entrare nella discussione di qualche ipotesi di revisione con loro, mentre sono lì con noi, non è male. Bene, allora Anna, più o meno stavi già rispondendo a questo. Ci chiede delle tematiche per stimolare la creatività in questo momento. Anna, per esempio, ha una quarta. Sì, ma allora dipende se. Allora, io sono uno di quelli che crede che la creatività non sia un dono innato così magico, ma che la si possa in qualche modo allenare. Per essere creativi, i bambini hanno bisogno di conoscenze. Se fate i primi passi in questa direzione, volete fare in modo che tutti possano esercitare il pensiero creativo, io suggerisco di basarsi su conoscenze che tutti i bambini possono avere o che voi siete sicuri che loro abbiano. Cioè di non portarli troppo sul coronavirus, perché ci abbiamo già una testa tanta. Pensate a quanti WhatsApp ci sono.
in cui si vede qualcuno che dice basta, non ne posso più, non ho capito che devo lavare le mani. Ecco, pensate a quello, no? Quindi cerchiamo di non portarli troppo su questo, che è magari qualcosa che elaboreremo in presenza. A questo punto ne dovremo parlare quando rientreremo, sarà settembre, va bene, ne parleremo allora se vorranno parlarne. Utilizziamo i contenuti anche di studio, soprattutto in quarta. Io ricordo questo bambino, lo dico sempre come esempio, che quando ho proposto di raccontare una giornata nell'antico Egitto come schiavo, molti hanno detto: no, ma io voglio fare il faraone, va bene, fare il faraone. Questo che invece voleva fare un po' il furbetto ha detto: io voglio fare lo stilo dello scriba. Ha detto: va bene, adesso vediamo cosa mi scrivi un pochettino tu. E lui ha raccontato che è uno stilo dello scriba che è stanco di stare nelle mani sudaticce di questo scriba sotto questo caldo e soprattutto non capisce tutti i disegnini che fa lo scriba. E quindi ha deciso di rotolare. Nel suo testo dice: ho deciso, me ne vado, ma come faccio ad andarmene? Ah già, sono uno stilo, rotolo. E rotola, rotola finché troverà qualcuno che sa usare il demotico, no? Allora, anche col sussidiario di fianco io posso mettermi a inventare storie. Quindi giochiamo su una creatività che abbia a disposizione degli strumenti, perché altrimenti sollecitiamo la fabulazione. Alcuni riescono a gestirla con coerenza e con coesione, altri ci si perdono e poi noi, dovendo rivedere quei testi, ci mettiamo le mani nei capelli. Allora, cerchiamo di fare in modo che loro abbiano dei vincoli che li guidino e permettano loro la libertà. Un po' come nell'esempio del libretto, riportatelo in grande, no? Su contenuti e su bambini di classi più grandi. Io ti do una struttura, c'era una volta, e poi, eccetera. Allora, Anna Maria si chiede, in un'ottica DAD, è fattibile la creazione di una storia collettiva? Se sì, che strumenti suggerisce? Allora, la storia collettiva, non so se hai posto la domanda prima che mostrassi il drive, ma penso in qualche modo che di averti risposto, ma lo riprendo, e cioè io carico un documento sulla piattaforma di condivisione che ho con i miei alunni. Questo documento che funziona, questa piattaforma che quasi sempre funziona come un drive, permette di modificare, cioè quando io entro su quel documento lo modifico. Molte scuole si appoggiano alla Google Suite, quindi se io sono su una Google Suite di una scuola, apro un documento di Word, cioè vado in Drive, apro un documento, oppure lo apro normalmente nel mio PC e poi attraverso Drive gli chiedo aggiungi, e non faccio altro che aggiungere il documento che ho iniziato a scrivere come quello appunto del funghetto giallo, insomma, del topolino e del funghetto giallo. Ogni bambino aggiunge un pezzo. L'importante è che sia interattiva non solo tra bambini, perché è limitata l'interattività tra bambini, ma che sia interattiva anche rispetto al ruolo dell'insegnante. Quindi quando poi tutte le frasi sono aggiunte, si riesce a fare una tessitura unica. Le classi che hanno una maggiore dimestichezza riescono a creare dei sottogruppi che si vedono in videochiamata tra loro e producono un unico testo. Questo dipende dalla dimestichezza che hanno già però le classi nel lavorare a distanza, perché alcuni già lo facevano prima della partenza della didattica a distanza. Allora, scusate, ma siccome non voglio mettere il secondo occhialino perché farei una figuraccia, cercavo di leggere le domande, stanno arrivando tantissime domande, non ce la faccio a seguirle tutte, però ne stavo leggendo una che è interessante, inerente a quello che dicevi. Si deve dare una lunghezza indicata? Questo dipende dalla classe. Questo dipende dalla classe. È interessante, uno dei rilievi interessanti che potete usare anche dal punto della riflessione linguistica. Non so se voi lo sapete, sono un maestro che ha scritto anche di riflessione linguistica parecchio. E uno dei rilievi che potete dare è se voi dite di inserire una frase, è ovvio che per i bambini di prima elementare una frase è una frase, qualunque cosa scrivano, anche se sono 3 righe, 10 righe, è una frase lo stesso. Quando invece lavoriamo su una frase con dei bambini di quinta, allora
devo chiedermi che cosa sia una frase. Quindi posso dire aggiungi un paragrafo, per esempio, però questo mi chiede che io abbia lavorato sul paragrafo prima, altrimenti potete dare un numero di frasi. La quantità io non la vincolerei troppo, però vi ho dato questi suggerimenti se vi servono anche dal punto di vista della riflessione linguistica. Dal punto di vista creativo, accade che ci siano dei bambini che magari non sono molto competenti a costruire delle frasi, ma ogni tanto trovano delle parole emblematiche che sono preziose. E quindi anche o creano delle situazioni di svolta in un'unica frase, breve, brevissima, e che sono importanti e determinanti nello sviluppo della storia. Quindi lasciamo che ognuno possa mettere secondo le proprie capacità, competenze e anche il proprio gusto, perché ci sono quelli che amano scrivere di più e quelli che amano scrivere di meno. Maria si chiede, anzi ci dice, le è piaciuto tanto l'idea della costruzione del libro. Lei è una classe quinta. Come poter proporla in modo entusiasmante con la DAD ai suoi bambini? Allora, guardate, in una quinta, un lavoro che è particolarmente interessante che ho svolto, ed era un libro fatto in questo modo, guardate, in questo modo, solo che gli avevo aggiunto una copertina rigida, le pagine erano create, per esempio, con un'asola in cui infilavo un biglietto che conteneva qualcosa di segreto che non avevo mai rivelato a nessuno. E giocare alla costruzione di un libretto che parli della loro identità. Chi sono io per questi, chi sono per quest'altro, che cosa non ho mai detto a nessuno, e scriverlo e tenerlo in un foglietto. E neanche voi dovrete leggerlo, perché quella vuol dire sollecitare la funzione proprio della scrittura, di comunicazione, in questo caso di comunicazione a se stessi, perché scrivere una cosa di questo genere ci obbliga a riflettere, a comunicare con noi stessi, a mettere nero su bianco delle parole che magari non avevamo mai fatto prima, in quel modo lì, insomma. E pensate come articolare quelle pagine. Il tutorial comunque lo trovate sul canale YouTube e quindi poi lo adattate come volete. Io ho messo appunto la copertina e le parole le ho aggiunte forse dopo, durante la lezione con i bambini, la video lezione in diretta. Ho detto allora sulla pagina 1, però ho fatto mettere i numeri, sulla pagina 1 scriviamo c'era una volta, sulla 2 che, e via andare. Però poi voi lo adattate come vi piace. Bene, siccome questi sono webinar di servizio, oltre alle domande ci piace leggere anche delle condivisioni. Serena, per esempio, descrive un suo compito e vorrebbe confrontarlo con te per sapere se hai dei consigli, cosa ne pensi. Allora, Serena ci dice, ha due classi quinta e stanno producendo un PowerPoint di arte, di arte e pittori, con rappresentazioni a piacere del quadro. Lei ha chiesto di fare di pugno, di renderlo personale, sia dal punto di vista web della ricerca che con la calligrafia personale. Cosa ne pensa? Allora, non so se ho capito benissimo la proposta, però qualunque stimolo che arrivi attraverso una proposta di linguaggio differente è sicuramente una ricchezza. E quindi questo è già di per sé, intanto se stai facendo bene o non bene, dunque, stiamo sbagliando tutti, che si sappia, e tutti stiamo facendo giusto, perché stiamo davvero cercando di fare del nostro meglio. Per cui, non dico di assolverci, ma di non condannarci, quello sì. Cerchiamo quello che magari pensiamo non ci sia venuto nel migliore dei modi, teniamolo lo stesso come un tesoro perché lo miglioreremo. Su questa ipotesi specifica, allora, intervenire creativamente su un'opera d'arte con scrittura o riproducendola è interessante, è comunque una bella pratica. Se si vuole. C'è una pratica che, fra l'altro, lo vedete che sta circolando in qualche modo anche sui messaggi WhatsApp che imperversano. Ce n'è una nella quale si riproducono i quadri, cioè riproducendo proprio quando sono dei personaggi nei quadri, si mima ciò che accade lì con quello che si ha in casa, che è molto creativo e divertente, eh? Oppure con dei collage ritagliando dalle riviste i personaggi, eccetera. Ma tante volte travestendosi e fotografandosi nella stessa posizione, che ne so, della dama dell'ermellino, piuttosto che in quale altra raffigurazione, insomma, va bene? Per cui in ogni caso quello che fate quando
va a pescare nell'arte, è un'apertura e anche un bel respiro per i bambini. Sicuramente la proposta che ha fatto la collega mi piace, è interessante. Si può vedere se ci sono dei margini di ampliamento che riguardano proprio l'immagine in sé. L'ho vista anch'io, il WhatsApp è fantastico, dei quadri, fantastico. Allora, senti, prima di farti ancora un paio di domande, poi chiudiamo, voglio ringraziare tutti i docenti della scuola di infanzia che ci stanno seguendo e dire loro, iscrivetevi alla newsletter, perché da metà maggio, sempre di mattina, trasmetteremo due webinar a settimana studiati appositamente per loro. Ci sarà un webinar tecnico sulla DAD con Mauro e Chiara, Sabella e Beltramini, li conoscete già, abbiamo trasmesso tanti webinar con loro, sono tutti negli archivi a vostra disposizione. E poi ci sarà sempre un webinar dei contenuti, dallo storytelling alle emozioni, alla valutazione. E, ok, iscrivetevi al mio newsletter. Metà maggio parte dedicato per la scuola dell'infanzia. Abbiamo dovuto sospendere dei webinar dell'infanzia per dare delle priorità. Anche perché collegandoci dai propri domicili non riuscivamo a fare tutto. Il corso dopo abbiamo fatto questo. Sappiamo che abbiamo trascurato, scusate, non potevamo fare altrimenti, ripartiamo da metà maggio. Allora, vado non con una domanda, ma riassumo diverse domande, perché stranamente, Roberto, c'è gente che compra i tuoi libri. Aia, Non... questa è una brutta malattia. Allora, io parlo per quelli ne hai scritti tanti, speriamo che li scriverai i prossimi sempre con noi. Ma qualcuno deve aver comprato l'Agenda 2030, quindi diciamo, parliamo dei temi dell'Agenda 2030. Ci chiedono diverse cose. Il discorso adesso della lontananza, di distaccamento sociale, come fa in modo che l'alunno, che il bambino non vada in conflitto con i temi invece di quelli dell'Agenda 2030? Come potrei, un consiglio per legarli? Ma allora, io direi su questo ragioniamo in termini più ampi nel webinar che è dedicato, no? A questo e che sarà, mi sembra, intorno al 20 di maggio, adesso non mi ricordo. E quindi direi di prenderci un pochettino più di spazio su quello. Allora, i temi dell'Agenda 2030 sono assolutamente centrali perché quello che è successo è esattamente il risvolto della globalizzazione. È uno dei risvolti deleteri della globalizzazione, perché si rischiano di globalizzare gli aspetti meno positivi della convivenza. Quindi ragionare, questo però è un discorso, diciamo, da quarta, quinta, ragionare su questi elementi. Un tema che può essere un tema chiave che io posso affrontare in modo sufficientemente chiaro con i bambini, diciamo, è quando io mi sento vicino a chi e come, che cosa mi fa sentire vicino, per esempio, un bambino dall'altra parte del mondo. Provare come insegnante ad andare a vedere se ci sono delle testimonianze da altre parti del mondo, in scuole d'Italia, da altre parti del mondo, provare a leggere che cosa ne viene fuori, insomma. Penso che questa sia una delle possibili letture che possiamo fare in relazione, diciamo, alla didattica a distanza e a questa situazione di spaesamento che stiamo vivendo. Dopodiché ci sono i temi specifici, ma quelli sono in qualche modo sospesi, cioè non è che il Covid ci dice in qualche modo che tutto quello che è nell'Agenda 2030 non ha valore, anzi ci sta dicendo che ha molto più valore. Adesso non entro nel merito perché non sono uno scienziato che possa dare risposte in relazione al rapporto che esiste tra l'inquinamento dell'aria e la possibilità di diffusione del virus. Però ci sono degli studi, come minimo ci sono degli studi su questa correlazione, per cui non diamo certezze, ma statisticamente abbiamo visto che qualcosa è accaduto. Certo. Allora, prima di lasciarti, di farti l'ultima domanda, essendo, ripeto, io commerciale, ti dico, perché non ci racconti l'allegato che hai, come hai contribuito al nuovo sussidiario delle discipline che non si sa se vedranno? Allora, il nuovo sussidiario delle. Prima di tutto voglio dire che presto uscirà una bella storia con Raffaello per accontentare te che sei del commerciale. Una bella, bella, adesso diranno i lettori se è bella per la verità. Diciamo che a me è divertito, mi sono molto divertito a scriverla, che fa proprio riflettere i bambini
a partire già dagli 8 anni, sposare terza, quarta e quinta, sulla scrittura e su come è articolata la frase. C'è un personaggio, non voglio dirvi troppo, non posso spoilerare, un personaggio che si trova a dover parlare una lingua diversa dall'italiano, che parla una lingua diversa dall'italiano, anche come struttura e deve capire in qualche modo, no? Cosa ne viene fuori. Insomma, un libro intrigante, vedrete che ci sarà interesse per tutti. Invece, adesso mi sono perso la domanda che è, scusami, ah sì, dell'allegato. Allora, rispetto ai sussidiari, allora, l'allegato che abbiamo pensato con la redazione della scolastica, dunque, da una parte c'è, diciamo, l'allegato delle verifiche, quello che è articolato su più livelli. La sfida era quella di riuscire a creare un fascicolo di verifiche che contenesse i diversi livelli di verifica, cioè quattro livelli addirittura di competenza. E siamo riusciti per ogni contenuto affrontato nel sussidiario, almeno per tutti i contenuti chiave, quelli che abbiamo ritenuto chiave, a creare una pagina di verifica articolati su quattro livelli attraverso le quali il bambino sia in grado anche di autovalutarsi numericamente addirittura in relazione alle risposte che dà. Quindi questo è uno strumento molto utile per gli insegnanti che trovate associato al nuovo sussidiario, ma anche a Officina delle Discipline, che è uscito l'anno scorso, di cui sono coordinatore. E c'è anche però un allegato che è invece un avvio di anno scolastico, una modalità per entrare nell'anno scolastico attraverso una forma di ripresa delle conoscenze già acquisite per un lancio verso le nuove conoscenze, sia dal punto di vista disciplinare che dal punto di vista linguistico. Ho curato entrambi. Poi chi adotterà gli strumenti, gli adozionali di lettura, o se saranno confermati, saranno quelli di lettura, ci saranno dei rimandi alla narrativa Raffaello, appunto, e tra questa c'è anche la mia di sicuro. Esatto. E per i webinar adozionali c'è il banner da cliccare sulla Raffaello Formazione, speciale adozioni ministeriali. Ripeto perché me l'hanno chiesta, per scrivere, per richiedere informazioni tecniche sulla DAD, l'indirizzo è studioacasa@gruppo-raffaello.it. Allora, ultima domanda ce la fa Marco Brunella Randelli e ti chiede, ci fai un webinar di consigli di lettura a fine maggio su tutti i libri di narrativa? Ma tu mi spremi. Prima te lo chiedo adesso, dai. Va bene, allora, lo consiglio. 30, poi facciamo i tuoi titoli e tutti quelli che mettiamo a disposizione per l'estate, per le vacanze, per quell'ora. Va bene, volentieri, se i colleghi avranno la pazienza di ascoltare, se no chi ci sarà si metterà una mano sul cuore e dirà, va bene, sentiamo una volta Morcese. Coraggio che abbiamo Allora. ancora. Non abbiamo finito, dobbiamo tenere duro, ragazzi. Allora, noi abbiamo finito con questi ultimi, ci siamo divertiti, Roberto, è un piacere. Gli attestati partiranno entro la mattina di domani, quindi se non li ricevete entro i prossimi giorni mi scrivete info Raffaello Formazione e vediamo che è successo. Io volevo Grazie. dire che scusami Marco, non ho affrontato il tema dello storytelling in questa fase, perché lo storytelling richiede, diciamo, si vive meglio in presenza, diciamo. Ci sono delle strategie per farlo anche a distanza. Ho preferito dare ai colleghi degli strumenti per poter praticare una forma, in certe misure, una forma di storytelling, in questa didattica a distanza che tutti speriamo termini presto. Un augurio a tutti e anche da parte mia. Arrivederci, grazie. Ciao a tutti.